È la sera del 30 settembre 1992. In una redazione di un giornale di Leeds, in Inghilterra, un giornalista, Don Walters, è un pochino affranto. Ha appena visto la squadra della città, la squadra che segue, e quando segui una squadra e sei un giornalista di provincia, ti affezioni, non sei solo un cronista, un po' di sentimento c'è. È affranto perché ha visto la sua squadra giocare una grande partita, una delle migliori della sua storia, ma a fine serata sono tutti tristi. Il Leeds United ha battuto 4-1 lo Stoccarda in una partita di Coppa dei Campioni che sta iniziando a chiamarsi Champions League, ma era ancora molto simile alla Coppa dei Campioni. Ci sono i primi turni eliminazione diretta e il Leeds United ha battuto 4-1 lo Stoccarda, ma è eliminato perché lo Stoccarda aveva vinto 3-0 all'andata e per il gol segnato in trasferta il Leeds è fuori. C'è stata molta sfortuna, il sorteggio opposto al primo turno campioni d'Inghilterra e campioni di Germania, non succedeva spesso. Tra l'altro quell'anno avevano vinto il titolo squadre non abituate a vincere il titolo, Leeds e Stoccarda appunto, squadre per cui fare la Coppa dei Campioni era quindi un'avventura veramente importante perché non capitava tutti gli anni. E uscire in questo modo dopo una grande partita, dopo aver vinto 4-1, e andate a vedervi i gol di quella partita, veramente un grande Leeds, sull'1-1 ha subito il gol del pareggio e sull'1-1 dopo il 3-0 dell'andata sembrava finito, ma ha avuto la forza di crederci, trascinato da una squadra che aveva, questa squadra è stata trascinata da giocatori di grande qualità come Speed, come McAllister, come Strachan, ma soprattutto in quella circostanza c'era Cantona e potete vedervi dei gol e delle giocate di Cantona con la maglia del Leeds se andate su YouTube. E Cantona Leeds è tanto calcio nostalgia. Ebbene, il nostro Don quindi è affranto e riceve però in quel preciso momento, mentre sta cercando consolazione magari con un whisky dalla sconfitta o una birra magari, e riceve una telefonata. È una telefonata che arriva dalla Germania. Siamo nel 92, non capitava così spesso di ricevere telefonate da luoghi così lontani. Lui riceve la telefonata poi in tarda serata e qui la leggenda si biforca in varie versioni. C'è chi dice che dall'altro capo della cornetta del telefono, perché siamo ancora ai telefoni fissi, ci fosse un tifoso tedesco, c'è chi dice in modo più professionale un giornalista tedesco. Quello che è certo è che qualcuno dalla Germania chiama Don e gli dice complimenti, la partita di stasera per voi è motivo di soddisfazione. E lui si sente preso in giro, il nostro Don, e domanda ma in che senso? Perché qualcuno in Germania si è accorto che lo Stoccarda l'ha fatta grossa e che il Leeds con la partita la vincerà a tavolino. Questa è la storia di Leeds United Stoccarda, una partita di Coppa Campioni, una partita fra i campioni d'Inghilterra e i campioni di Germania, quindi siamo ai massimi livelli del calcio europeo e non siamo neanche nell'epoca primordiale del calcio, quando l'organizzazione poteva essere un pochino artigianale, una partita decisa da un incredibile errore burocratico. Prima di tutto, nel 1992-1993 le regole del calcio europeo sono molto diverse da quelle attuali. Per le partite internazionali la federazione aveva stabilito la regola del 3+2. Cosa vuol dire 3+2? Puoi schierare 3 giocatori stranieri contemporaneamente in campo più 2 stranieri assimilati, cioè giocatori che militano almeno da 5 anni nel tuo campionato. Una regola restrittiva, oggi questa cosa è inimmaginabile, ma il calcio dell'epoca sembrava già un'invasione di stranieri, no? Si era abituati a un calcio in cui in precedenza per molto tempo era stata anche in vigore l'autarchia in tanti paesi. Questa regola quindi determinava anche le scelte di formazione. Lo Stoccarda e il Leeds sono due squadre che hanno vinto a sorpresa il titolo ma con pieno merito, hanno tanti giocatori in nazionale, sono squadre forti e nella partita di andata lo Stoccarda rifila un netto 3-0 al Leeds. In realtà non è stata una partita poi così dominata, ma lo Stoccarda ha avuto una mezz'ora di grande gioco e con quel 3-0 sembra aver ipotecato la qualificazione. Al ritorno segna Speed su sponda di Cantona, un grandissimo gol, ma quando appunto lo Stoccarda pareggia sembra finita. Il Leeds però ci crede, insiste, segna con McAllister su rigore, segna con Eric Cantona, proprio lui, e poi segna anche con Chapman. Però 4-1 non basta, perché c'è il gol in trasferta, e il gol in trasferta a parità di punteggio generale vale doppio, perciò passa lo Stoccarda. Quello che non tutti, anzi quasi nessuno dei presenti allo stadio percepisce, è l'errore fatale dello Stoccarda che a 8 minuti dalla fine fa entrare in campo Jovo Simanić. Jovo Simanić è un ragazzo che ha giocato nello Stoccarda solo 8 minuti.
quegli 8 minuti. Forse gli hanno fatto pagare un errore che alla fine non è suo. Qual è il problema del suo ingresso in campo? Beh, il problema del suo ingresso in campo è che lo Stoccarda aveva già in campo l'islandese Sverrisson, lo svizzero Knup. Lo ricordate Knup, l'attaccante della Svizzera di Oxon che duellava contro l'Italia di Sacchi? Io me lo ricordo bene, un bel giocatore. E poi c'era il serbo, perché in quel momento la Jugoslavia si stava già sfaldando, quindi era la Jugoslavia formata solo da serbi e Montenegro, Dubacic. Quindi sono già tre. E nel momento in cui entra Šimanić, diventano quattro. Vi ricordate la regola che ho raccontato all'inizio del video? 3 più 2, non puoi far entrare il quarto. Finché sta in panchina non è un problema, perché tu potresti farlo entrare per un altro straniero. Ma se entra ed esce un giocatore tedesco, non sei in regola. Questa era la regola dell'epoca. In quel momento nessuno sulla panchina tedesca ha l'accortezza, la freddezza di pensare a quella regola. Sono presi, gli Stunati hanno fatto questa grande rimonta, hanno paura di subire il quinto e non ci pensano, non hanno ragionato sulla cosa. Sembra la cosa più naturale del mondo, entra un ragazzo e ne esce un altro, ma non si poteva. C'è solo una persona che si è accorta subito dell'errore e che in tribuna è più o meno così, con le mani nei capelli. Si chiama Ulrich Ruf, dirigente storico dello Stoccarda. Ma siamo in un'epoca diversa da quella attuale. Non ci sono i telefonini, non può avvisarli al volo, perché poi è una cosa rapidissima, vedi che il giocatore sta per entrare, devi avvisarli, devi correre. Lui prova a scendere lungo la tribuna, ma niente da fare. Anche perché Alan Road ci vuole un pochino per arrivare alle panchine. La frittata è fatta, Šimanić è già in campo. Che cosa fare? Lo Stoccarda si rende conto sul volo di ritorno di quello che è successo, perché i dirigenti parlano fra loro e tutti capiscono: l'abbiamo fatta grossissima. Cosa facciamo? Beh, allo stadio nessuno ha detto nulla. Proviamo a far finta di niente, proviamo a passare inosservati. Ma, come detto, allo stadio non tutti hanno percepito, ma in altri luoghi sì. Innanzitutto in Germania subito i tifosi delle altre squadre iniziano a far battere il tam-tam, il passaparola, perché qualcuno si è accorto. E in Germania si inizia a parlare di questa cosa. La cosa arriva ai giornali. I giornali parlano con i giornali inglesi. E Leeds United viene avvisato e subito va a controllare. Eh sì, carta canta, hanno schierato quattro stranieri. Immediatamente ricorso, entro i termini stabiliti. Lo Stoccarda si ritrova con le mutande calate senza possibilità di difesa e quindi fa l'unica cosa possibile, si appella alla clemenza della corte. A Leeds sono convinti di aver passato il turno, perché dicono, beh, dopo una cosa del genere gli daranno la sconfitta a tavolino ma li butteranno anche fuori dal torneo. E invece, dopo 5 ore di riunione, la UEFA decide di assegnare la sconfitta a tavolino. La sconfitta a tavolino a livello UEFA, in Italia non era così. In Italia se perdevi negli anni 80 una partita a tavolino ti davano lo 0-2 a tavolino, che paradossalmente se confermato in Europa avrebbe permesso allo Stoccarda di passare il turno, ma in Europa valeva lo 0-3. Quindi la partita viene assegnata a tavolino 3-0 al Leeds. Problema: lo Stoccarda ha vinto 3-0 all'andata, quindi sono pari. A Leeds non la prendono benissimo, pensavano di aver diritto a passare il turno. Molti ritengono che sia la classica soluzione pilatesca. Noi diamo 3-0, così quelli del Leeds sono comunque contenti perché tornano in gioco. Quelli dello Stoccarda hanno una seconda chance, tutti contenti. Bisogna giocare perciò una gara di spareggio. Le scelte per la città sono inizialmente Berna e Basilea. Ma Leeds dice, ma scusate, ma ci mandate a giocare vicino a Stoccarda? E allora alla fine si decide di giocare a Barcellona. È una partita strana, si gioca di venerdì sera, quasi senza preavviso, e nel 92 il mondo non era quello di adesso. Ci vuole più tempo per organizzarsi per un viaggio del genere. Infatti allo stadio, nonostante sia lo stadio di Barcellona, che come sapete è bello ampio, il Camp Nou, eppure c'erano solo 20.000 spettatori. Ma d'altronde è stato fatto tutto in fretta e furia. E sarà il Leeds a vincere, con un gol di Schott. Quella vittoria permette al Leeds di passare il turno ed elimina lo Stoccarda. Per lo Stoccarda è uno smacco totale. Le polemiche in Germania sono furiose. L'allenatore Christoph Daum è il primo imputato e finisce nel tritacarne generale. Non c'erano i social, immaginate una cosa del genere nell'epoca social, ma c'erano i giornali, i tabloidi inglesi si scatenano. Lo soprannominano da Christoph Daum a Christoph Dumb, che vuol dire tipo Christoph lo stupido. Lui tra l'altro era un sergente di ferro. Gli stessi giocatori raccontano che dopo questo shock non aveva più il coraggio di fare le tirate violente e furiose che faceva negli spogliatoi. Anche in Germania le critiche sono pesantissime. I tifosi dello Stoccarda non la prendono per niente bene.
Il presidente, Gerhard Meyer Wohlfelder, difende Sturm e il secondo imputato, che è il general manager, Dieter Funes, che è l'uomo che ha la responsabilità amministrativa. E tra l'altro è un pezzo storico del calcio tedesco, Dieter Funes. Lui li difende, però per capire il clima, pur difendendoli e riconfermandoli al proprio posto, dichiara: se fossimo stati un'organizzazione commerciale e non una scuola di calcio, li avrei licenziati in tronco. Down, soprattutto lui, diventa il simbolo della stupidità, anche oltre quelle che potevano essere le sue responsabilità, perché sicuramente ha sbagliato, però Down non era uno stupido come persona, ha commesso un errore gigantesco. Simanić gioca solo quegli 8 minuti e poi non giocherà più con lo Stoccarda, e lo Stoccarda perde un'occasione storica, perché avrebbe potuto accedere agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni quando i campioni d'Inghilterra erano già fuori, e quindi con molte possibilità di avanzare, anche perché nell'epoca della vecchia Coppa dei Campioni, dove giocavano solo le squadre campioni, le squadre veramente forti non erano poi così tante, ce n'erano al massimo una decina, perché comunque nessuna nazione presentava più di una squadra, e quindi tu cominci a eliminare i campioni d'Inghilterra e sei agli ottavi, potresti fare strada, potrebbe essere un'occasione storica per lo Stoccarda, e invece niente da fare. Anche il Leeds non farà tanta strada, perché incapperà nei Rangers, e i Rangers all'epoca erano una cosa seria, e i Rangers buttano fuori il Leeds, ma questa è un'altra storia. Rimane a distanza di tanti anni il ricordo di una vittoria incredibile per il Leeds, e provate a immaginare che sensazione deve essere sentirsi eliminati e poi scoprire di avere un'altra chance e passare il turno. Il ricordo dei bellissimi gol di quella serata, andate a vederli, veramente belli. Il ricordo di Schott, che segna il gol decisivo, era un giocatore secondario in quel Leeds. Il ricordo, questo pesante, per i tifosi dello Stoccarda. Immaginate di essere tifosi di quello Stoccarda, come prendereste una cosa del genere? Ultima nota, vi ricordate che vi ho detto che c'era la regola del 3-2? Ecco, lo Stoccarda a un certo punto, durante le more del procedimento, ha provato ad appellarsi a quella regola del 3-2 dicendo: ma anche Leeds ha fatto giocare Speed, e Speed è uno straniero perché è gallese. Però 3-2, c'è la regola che 3 sono gli stranieri, ma 2 sono gli stranieri assimilati, cioè che avevano giocato almeno 5 anni nel paese. E Leeds ne aveva un paio, ma rientravano in quella norma, e perciò riesce a superare indenne questo scoglio, perché sapete, gallesi, scozzesi, nordirlandesi da sempre abitano il campionato inglese, ma con oltre 5 anni di militanza eri assimilato. Credo che sia una delle storie più incredibili dell'epopea del calcio europeo. Io me la ricordo, tra l'altro, perché io all'epoca ero un ragazzino, ma c'ero, e avevo riso tantissimo. A Stoccarda credo che abbiano riso molto meno, e Christoph Daum non ha riso per niente. Come sempre, io credo di avervi detto tutto, e quindi appuntamento al prossimo video, e curiosate sul canale, che ci sono tante storie di calcio sfiziose.